studio tecnico legale Francesco Vitale, professionalità e competenza assicurate. Grazie, buonasera, l'applauso potete anche evitarlo, io sono solo un portavoce. Grazie per essere venuti, vi ricordo le regole di questa serata che sono come quelle delle altre serate che abbiamo fatto qui a Folgarida. È una serata dedicata ai tifosi, quindi i tifosi possono fare le domande che preferiscono, quindi si sostituiscono per una volta ai giornalisti. E questa è una cosa che è abbastanza preoccupante per chi deve rispondere, perché sai, i giornalisti, poi il tifoso potrebbe fare delle domande anche più complicate, ma siete liberi di fare tutte le domande che volete. Vedo che le telecamere sono posizionate in maniera da non dare fastidio e quindi possiamo cominciare. Incomincerei a chiamare i nostri due campioni. Iniziamo con Cristian Maggio. Vieni, Cristian. Vedete che l'applauso per loro ha un senso. E adesso andiamo con Giorginio. Vieni, Giorgi. E infine chiamiamo il nostro nuovo direttore d'orchestra, Maurizio Sarri. Applauso, applauso forte, perché ne ha bisogno, ne ha bisogno. Grazie. Allora, io direi che possiamo già cominciare. Chi ci aiuta questa sera? Silver Mele, grazie Silver ancora una volta per la tua collaborazione. Vai. Grazie, grazie. Buonasera alla delegazione azzurra, buonasera a Maurizio Criscitelli, Napoli Club Bologna. Maurizio. Buonasera, buonasera a tutti. Una domanda per Cristian e una per Mister Sarri. Cristian, sei il vice capitano di questa squadra, fai parte di questa famiglia da 8 anni e hai visto passare 2 grandi campioni in questi 8 anni. Uno era Edison Cavani e uno è Gonzalo Higuaín. Chi è tra i due secondo te più forte? Cominciamo bene, Cristian, cioè una domandina proprio semplice semplice. Beh, intanto diciamo che, come hai detto te, ho avuto la fortuna, no, di in questi anni di giocare con 2 grandi campioni. Ne sono passati altri in questi anni, però come hai citato te, questi due magari hanno fatto qualcosa di incredibile, soprattutto Eddie. Chiaro, sono 2 giocatori da un certo punto di vista molto diversi. Io Higuaín al momento lo conosco da 1 anno, Eddie l'ho conosciuto per più anni, e ecco, quello che mi è rimasto impresso di lui è che comunque non lasciava mai niente al caso. In allenamento soprattutto, a 1 metro dalla porta faceva gol, e quindi già da lì capivi che arrivava da Palermo, quindi da una città tanto di rispetto, insomma, però non importante, e si vedeva che aveva voglia di sfondare, quello sicuro, e adesso si vede dove sta. Con Higuaín invece anche lui arriva da una realtà incredibile come Madrid, e sicuramente ora è qui e quindi ci darà una grande mano, però vedo anche lui che ha molta voglia di dimostrare il suo valore, e spero che ci dia ancora una mano per diversi anni. Grazie, grazie Cristian. Bene, grazie Cristian, se l'è cavata benissimo. Domanda insidiosa. Esordio per Mister Sarri. Scusa se ti ho interrotto prima, Maurizio. No, per Mister Sarri invece una domanda che ci riguarda molto molto da vicino. Di quanto tempo ha bisogno con questa rosa per farla diventare con la sua organizzazione una macchina perfetta? Perfetta, addirittura. Perfetta, penso che non ci sia tempo e tenga. È difficile sempre dirlo, nell'ultima esperienza che ho fatto, vi do una brutta notizia, dopo 7 partite ero ultimo in classifica, quindi... Però poi c'era anche l'aspetto positivo, che poi siamo arrivati fino alla finale playoff e abbiamo fatto un girone di ritorno a 44 punti, quindi... Non lo so, questi sono
tempi difficili da poter valutare. L'unico aspetto positivo, l'unica cosa che so con certezza è che fino a questo momento questi ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e questo mi fa essere leggermente ottimista sui tempi, però è una domanda difficile. Silver, solo una cortesia, una domanda per tifoso per dare a più gente possibile la possibilità di porre i propri quesiti. Perfetto, Maria Cristina ha preso appunti come fanno quelli bravi, ancora per Mister Sarri. Buonasera, vorrei chiedere al Mister Sarri come intende rinforzare la difesa, con nuovi acquisti o con gli stessi giocatori? E con quali accorgimenti tattici? Beh, studiata, grazie. A me no, non piace mai parlare d'acquisti, perché ogni volta parli d'acquisti sei offensivo nei confronti dei giocatori che c'è a disposizione, quindi mi piace molto più. Parlare di lavoro e di miglioramento, è chiaro che dentro ci sono giocatori di grande esperienza, qualcuno più giovane che ha grandi margini di miglioramento. Si spera che a pensare in maniera diversa, sia a livello di linea sia a livello di squadra, di trovare più solidità, ma questo sarà una conseguenza di un lavoro difficile, lungo e duro. Esordio per Giorgio con Vincenzo da Gragnano. Sì. Volevo chiederti se ti trovi più a tuo agio a giocare a tre a centrocampo e se te la giocherai con Valdifiori. Qual è la tua idea? Se mi trovo più a mio agio a tre, io... Per Giorginio questa qui, a meno che tu non voglia tornare a giocare. Io sì. No? Puoi rispondere, se non c'è problema. Anche lui si trova più a suo agio. Sì, comunque mi trovo molto meglio al centrocampo a tre, l'esperienza che ho fatto di un anno e mezzo giocare a due è stata comunque un'esperienza importante, però sicuramente io mi trovo più a mio agio a giocare a tre con due mezzali di fianco. Grazie. Mister, chiedeva l'amico, te la giocherai con Valdifiori, mi ricordava che ti aveva chiesto. Sta al mister decidere dove devo giocare, io devo essere solo a disposizione sua e della squadra per il bene di tutti. Perfetto. Mister, Anna invece pensa molto ai calci di rigore. Al posto di Higuain li tirerà Gabbiadini o Giorginio? Al posto di Higuain si dà già per scontato che quindi non tirerà più Higuain i rigori. Io l'avevo chiesto anche a Reina, però mi ha detto che lui non gli piace tirare né rigori né punizioni. Lo tirerà chi ne ha più bisogno in quel momento. Serena, ancora per Mister Sarri. Allora, buonasera Mister Sarri, sono contenta che sia alla guida del Napoli e sono molto contenta anche di sentire la sua parlata, perché ho vissuto a Figline Valdarno per 2 anni. Ho insegnato alla scuola elementare di Figline. E, una domanda, volevo chiederle se quest'anno riusciremo a vedere un Napoli più camaleontico e imprevedibile, non a livello di interpreti ma a livello di modulo, considerando che l'anno scorso abbiamo visto un Napoli abbastanza monotematico e considerando che gli allenatori italiani studiano bene le partite, gli schemi delle squadre avversarie, riuscirà a cambiare modulo anche a partita in corso? Grazie Serena. Penso di sì, stiamo lavorando su 2 o 3 soluzioni diverse, poi è chiaro che dovremo prendere una strada, perché è anche importante che la squadra abbia un'identità forte. Poi, detto questo, all'interno di una singola partita, sicuramente l'anno scorso l'abbiamo fatto più volte, anche se io non credo molto alla storia e se una squadra la conosci poi diventa vulnerabile, perché Barcellona sono 10 anni gioca allo stesso modo, tutti lo conoscono, ma è Barcellona, è sempre Barcellona, quindi. Però all'interno della stessa partita sicuramente qualche cambiamento di modulo lo faremo, pur mantenendo la nostra identità. Stiamo lavorando su 2 o 3 cose e vediamo quelle ci funzionano meglio. Grazie mister. Mariangela ripassa la palla a Cristian Maggio. Allora, ti volevo dire prima una cosa. Allora, tu mi sei molto simpatico, perché
perché quando sei molto simpatico, però mi sei più simpatico perché quando mio padre dice, dice la parola maggio, mi ricordo quando finisce la scuola. Che questa è una cosa bella. È un bel pensiero. Allora, ma ti volevo chiedere, ma secondo te tu devi correre di più, visto che stanno applicando nuove, il mister sta applicando nuove sezioni, uno nuovo schema di difesa? Ma correre di più, è chiaro, siamo solo all'inizio e tutti dobbiamo capire un po' i movimenti. Io cerco di dare il mio contributo, è chiaro, se c'è opportunità di correre di più si allena di più, è tutto normale, è chiaro che poi bisogna seguire l'indicazione del mister e andare avanti su quella strada, poi ripeto, se c'è da correre si corre. Grazie Cristian. Ancora il mister. Buonasera mister, volevo sapere gentilmente, quest'anno con il suo modulo se Gabbiadini diventerà capocannoniere. Grazie. Sia Gabbiadini che... Se Gabbiadini diventerà capocannoniere. Ma io, se succede, sono l'allenatore più felice d'Italia, penso che loro sarebbero i compagni di squadra più felici, sarebbe una gioia per tutti. Ancora sul modulo tattico del mister. Buonasera mister, intanto volevo dire a maggio, a me a questo punto mi è antipatico, che quando arriva maggio c'è da pagare l'IMU a giugno e quindi... Sto maggio proprio, Volevo fare una domanda al mister. Mister, è circa un mese che sta lavorando con i ragazzi, volevo sapere, si è fatta un'idea ben precisa con quale modulo vorreste partire all'inizio di campionato? Grazie. Ma un mese no, è molto meno, abbiamo provato due o tre soluzioni. Col 4-3-3 abbiamo visto che perdevamo baricentro in facilità, quindi stiamo provando il 4-3-1-2 e 4-3-2-1, convinti, e poi anche il 4-3-3 in certe situazioni ci tornerà utile, però in questo momento stiamo lavorando più sull'1-2 e sul 2-1. Bene, grazie. Ancora. Allora, vorrei fare una domanda a mister Sarri, vorrei domandare che... per quanto riguarda il Caduri, se sarà una pendita fondamentale per il nostro Napoli, perché è un calciatore il quale ha dimostrato di essere molto valente nel Torino, e noi speriamo che rimanga a Napoli e faccia cose importanti nella nostra terra. Poi per quanto riguarda i calci di rigore, mister Sarri, permette, ha visto Gabriel tirare i rigori e mette palla a destra e portiere a sinistra. Portiere a sinistra e palla a destra, quindi se ci servirà qualcuno pure Gabriel potrebbe metterla dentro. Una domanda, per i prossimi una domanda. Prego. Sai, chi li tira bene in allenamento poi non è detto li tiri bene in partita, la situazione è completamente diversa. Quindi vediamo, anche per quanto riguarda Omar, non lo so sinceramente, quella è la società ha intenzione di fare con questo ragazzo, in questo momento è con noi, quindi in questo momento è tenuto in grandissima considerazione. E se quando si concluderà il mercato sarà ancora con noi, io tutto sommato sono contento, e visto le partite a disposizione saranno tante, si ritaglierà anche il suo spazio. Grazie mister. Lorenzo per i due calciatori, Jorginho e Maggio. Ciao, buonasera intanto. Ciao. Vi volevo chiedere una cosa. Noi tifosi siamo molto calorosi perché penso che buona parte di questa tifoseria venga da Napoli. Quindi immaginate i chilometri che facciamo solamente anche per vedervi, allenarvi. E io volevo chiedervi questo. Ma tu vieni da Napoli? No, io no, però molti però molte persone che conosco sì. Volevo chiedervi, nel momento in cui voi uscite a firmare autografi o a fare foto, e i tifosi magari hanno eccessi, diciamo, di entusiasmo, voi siete circondati da migliaia di persone, cosa provate in questi momenti? Non preferireste essere seduti magari in un modo più organizzato, avere una calma? Perché magari si vengono anche a creare, sai, momenti un po' spiacevoli, magari tifosi che fanno la fila per
ore poi prendono spinte perché arriva un sacco di gente così, e magari un'organizzazione migliore. Cosa devono rispondere secondo te i calciatori? Che l'organizzazione è fatta male? Vediamo, che cosa rispondi, Cristian? Grazie Lorenzo. Ragazzi, è difficile, è chiaro, siete in tanti e noi soprattutto veniamo da voi, siamo anche organizzati, abbiamo cercato anche in questi giorni di organizzarci nel miglior modo possibile, di uscire in due solamente appunto per riuscire a fare tutta la fila dei tifosi. È chiaro, siete in tanti e tante volte non è facile anche per noi a gestire tutto. Poi è chiaro, ci si potrebbe organizzare di più o di meno, questo purtroppo non sono io a doverlo dire, insomma, però cercheremo tutti insieme di fare la miglior cosa possibile, quello poco ma sicuro. La nostra disposizione c'è sempre e rimarrà sempre tale. Vai Giorginio. Cosa provi quando senti tutti questi tifosi che bramano una foto con te, un autografo? Ti senti la responsabilità addosso di tutto questo entusiasmo? Sì, oltre la responsabilità, la felicità, perché comunque avere tutti voi, tutte le persone intorno a un calciatore credo sia un piacere enorme, perché alla fine se avete fatto tutti questi chilometri, come ha detto il ragazzo, per vederci e anche per stare un secondo vicino a noi, e quindi io parlo per me è solo un piacere. Io cerco di essere il più disponibile possibile, perché non è facile, come diceva Cristian, però cercheremo sempre di fare il meglio per tutti voi. Grazie Giorgio. Francesco richiama in causa la partenza talvolta a rilento delle squadre di mister Sarri. Mister, lei ci ha detto che solitamente le sue squadre partono a rilento. Volevo sapere se ha intenzione di cambiare la preparazione per una partenza più brillante. Ma io non penso sia un discorso di preparazione, perché le preparazioni le abbiamo fatte anche in maniera diversa da un anno all'altro. Penso sia più un discorso di apprendere un certo modo di giocare, che non è completamente convenzionale, un po' diverso soprattutto nella fase difensiva da quello che usano abitualmente altri allenatori, e quindi penso sia un discorso solamente d'assimilazione. Grazie mister, ci siamo spostati qua, quest'altra fila alla vostra sinistra, l'amico viene da Brindisi. Esatto. Mi chiamo Deruvo, sono un ex calciatore, giocavo ai tempi di Vinicio Boccolini La Palma, istruttore ginnico a Battaglione San Marco di Brindisi, e voglio fare una domanda tecnica a mister Sarri. Ha comprato la squadra rispetto all'anno scorso, che c'era il signor Benitez, due rinforzi a centrocampo, giocatore molto veloce nel far girare la palla, ma i nostri quattro difensori hanno dimostrato l'anno scorso che sono molto lenti. I rinforzi, perché giustamente l'attacco e il centrocampo deve essere anche avallato da difensori abbastanza veloci nel far girare la palla. Grazie. Lo sono? La domanda qual è? No, perché i quattro difensori l'anno scorso purtroppo ci hanno dimostrato che sono tutt'altro che veloci. Sentiamo. Veloci nel girare la palla o veloci di gambe? Tutte e due, girare la palla e anche di gambe, purtroppo. Veloci nel girare come la palla. Come era forse un anno, due anni fa, il nostro Cristian Maggio. Se una squadra ha dei difensori e non sono in grado di sviluppare delle buone azioni, non può essere una squadra che fa 102 gol in un campionato, perché bene o male tutte le azioni partono da dietro. Poi i dati che ho io a disposizione non mi dicono questo. Poi Napoli l'anno scorso ha preso qualche gol di troppo per essere una grande squadra, ma questo penso che dipendeva dall'atteggiamento della squadra e che non era responsabilità uniche della linea difensiva. Grazie mister. Carlo. Buonasera. Allora, volevo fare una domanda al mister Sarri. Volevo chiederle, dato che lei viene da una squadra più piccolina che è l'Empoli, lei affrontava ovviamente tutte le squadre cercando di avere un baricentro più alto, e ovviamente anche le altre squadre, magari le più grandi, avevano un baricentro più alto. Invece purtroppo allenando il Napoli, con una squadra oggettivamente più grande,
Le squadre al San Paolo, ad esempio, vengono per difendersi. Con il suo metodo di calcio prettamente verticale, non orizzontale, come intende approcciare, ecco, contro le squadre che faranno catenaccio nella loro metà campo? Ma probabilmente delle partite dell'Empoli l'anno scorso ha visto solo quelle contro le grandi squadre. Noi contro le squadre di medio-bassa classifica abbiamo avuto partite con il 77-78% di supremazia territoriale, quindi abbiamo trovato anche noi squadre che venivano a Empoli e si chiudevano, soprattutto dopo una decina di giornate quando abbiamo cominciato a fare i risultati. È chiaro che con l'Empoli poteva essere più difficile risolvere determinate situazioni, e in questa squadra, al di là degli aspetti puramente tattici, ci sono dei giocatori che hanno la qualità che possono far saltare qualsiasi tipo di difesa, anche quelle si difendono basse, quindi a volte non basta l'organizzazione tattica, ci va qualità nei giocatori, soprattutto nei giocatori offensivi, e io penso che quest'anno di aver la fortuna di allenare giocatori di grande qualità, e tante situazioni le risolveranno da solo senza io ci abbia nessun merito. Grazie mister. Irene per Cristian e Giorginio. Sì, innanzitutto buonasera e forza Napoli. Volevo chiedere ai ragazzi, nuovo allenatore, nuovi modi di agire, il mister Sarri con voi è più maestro o più amico? Cristian, rispondi prima tu. Beh, in certi punti di vista tutti e due. A me personalmente piace una persona che ti dice le cose in faccia e non ti nasconda niente. Se sbaglio è giusto che mi riprenda, anche se ho 33 anni, c'è sempre da imparare, in questo sport soprattutto. Quindi io mi metto sempre a disposizione e ripeto, se c'è da insegnarmi qualcosa di nuovo, sono pronto a imparare. Vai. Sono d'accordo con Cristian, normale. Comunque ha parlato del momento in cui c'è da riprendere, però anche il mister c'è i momenti della battuta pronta da fare due risate, perché ci vogliono anche quelle, quindi va bene così. Grazie Giorgio. Ottavio per mister Sarri. No, vorrei fare una domanda a Cristian Maggio. Ah, hai cambiato idea, va bene. Ciao Cristian, ti volevo chiedere, ciao, siccome tu sei il nostro vice capitano, cosa trapela da te, cioè cosa trapela dallo spogliatoio sull'attaccamento alla maglia e alla città? Siccome tu sei il vice capitano e hai delle responsabilità, e il giorno dopo Napoli-Lazio, lunedì nero, ci furono dei selfie di Handouar, Britos e di Handouar, Britos sull'aereo e di Higuain che sorridevano. Per noi fu una settimana tragica, e vedere a poche ore dalla sconfitta, della partita, appunto, dopo aver perso la Champions, cosa ci fu? Quale fu la reazione dello spogliatoio? Beh, sicuramente dopo anche l'ultima partita di campionato, io ti parlo dello spogliatoio, eravamo tutti molto rammaricati, si parlava poco, perché sapevamo che eravamo a un passo per comunque salvare una stagione che comunque non è mai, secondo i miei punti di vista, non è stata da buttare completamente. Chiaro, arrivando in Champions magari salvavamo qualcosa di importante della stagione. Ti ripeto, poi il giorno dopo io purtroppo non sto con i compagni. Io personalmente cerco sempre di dare una mano se c'è la possibilità a un compagno magari con difficoltà. Se vedo che secondo me sbaglia su qualche punto di vista, cerco di aiutarlo. Però poi se il giorno dopo mi ride, io purtroppo non posso farci niente. Io cerco di dargli una mano se possibile, però poi la vita è sua, decide lui di prendersi poi le responsabilità. È chiaro, il giorno dopo è finita la partita, non dico che ognuno fa quello che vuole, però bisogna sempre avere il rispetto soprattutto, però anche i modi giusti, ecco. Grazie Cristian. Pasquale per il tandem, Pasquale Pietro. Sì. Buonasera mister, buonasera Giorginio, buonasera Cristian, perché dopo, ciao, tanti anni sei Cristian per noi. Volevo sapere mister, ma si sa qualcosa di Zuniga? Cioè, è in vacanza.
come tutti i giocatori hanno fatto la Coppa America, ha diritto minimo a più di 20 giorni di riposo e ancora i 20 giorni non sono scaduti, però penso che dovrebbe arrivare prima della fine del ritiro. Grazie, siamo ritornati. Vai, Silver. Edoardo, vai. Allora, avevo una domanda alternativa per mister Sarri, senza calciomercato, tattica. Allora, dopo Empoli-Sampdoria e tu le è venuto a chiedere la mano, le ha stretto la mano, le ha detto che era un onore conoscerla. E se facesse la stessa cosa Higuain, lui, lei come reagirebbe? Poi le volevo chiedere come se la sta cavando col napoletano. Basta. E se il suo abbigliamento in panchina. Tre ne ha fatte. Vabbè, accettiamo queste tre domande e risposte rapide. E so quando l'arbitro fischiò la fine, arrivò di corsa e si inchinava e mi diceva onorato, onorato, e io gli domandai subito se mi stesse prendendo per il culo, perché e lo farei anche con Higuain se lo facessi con lo stesso tono. Mi sembrò talmente strano un ragazzo che nella carriera ha vinto di tutto e di più avesse questo tipo d'atteggiamento nei confronti di un allenatore di una provinciale, quindi fu io risposi scherzando, ma poi ero orgoglioso di quello che mi aveva detto questo ragazzo. L'abbigliamento, voleva sapere qualcosa dell'abbigliamento. Sicuramente tuta, e poi vediamo se si inventa anche tuta particolare o no, ma tuta. Vai Edoardo. Una domanda per il mister. Vabbè, innanzitutto grazie per il cappellino. Poi se sarà disposto a portare qualche giocatore della primavera che anche ora sta in ritiro qui in prima squadra, visto che stanno ben figurando. Grazie. Ma questo dipende dalla rosa che verrà a disposizione quando sarà finito il mercato. Sicuramente se sarà una rosa ristretta aggregheremo qualche ragazzo della primavera. Io l'ho fatto tutti gli anni lavorando in una squadra di provincia, è chiaro che le rose erano più limitate, quindi erano sempre aggregati giovani della primavera. Ho avuto la fortuna di allenare una squadra l'anno scorso e su 25 giocatori avevano 13 giocatori cresciuti nel settore giovanile e ti garantisco che questo dà grandissimo spirito d'appartenenza poi alla squadra. Grazie. Sergio, Club Roma Azzurra. Buonasera mister, saluto Cristian, saluto il nostro Giorginio che lo davano in partenza, invece siamo contenti che è qui. Mister, noi siamo un club di Roma Azzurra, io sono un abbonato da sempre, ho avuto la fortuna di conoscerla l'anno scorso sul treno al ritorno di Napoli-Empoli, si ricorda, si giocò alle 12:30. Apprezziamo molto la sua umiltà, devo dire la verità, lei era andata a prendere un caffè, si è avvicinato, abbiamo parlato, c'era il bambino che aveva la maglietta di Insigne e questa cosa l'abbiamo molto apprezzata. La domanda che le volevo fare, intanto fare un invito quando venite a Roma a trovarci a Club Roma Azzurra, perché è difficile avere un giocatore o l'allenatore, quindi io glielo invito e glielo faccio oggi a nome del Club Roma Azzurra. Noi siamo sempre presenti, si ricordi che gli abbonati l'anno scorso erano solo 7.000. La domanda che le volevo fare era questa. Ho letto che lei, dopo aver detto ai tifosi faremo il possibile, ha parlato anche di fatturato. Questa cosa mi ha fatto male perché mi ha fatto ricordare il presidente. Volevo sapere se era vera e che cosa pensava. Grazie. Prima di tutto l'umiltà mi sembra normale, se una persona ti rivolge una parola e uno si fermi a parlare mi sembra abbastanza normale. Poi io ho parlato di società che hanno una forza economica in questo momento può essere superiore, hanno un fatturato superiore, quindi quando qualcuno mi dice che Napoli deve vincere c'è qualcun altro che deve vincere per forza economica. Noi partiamo da meno 24, quindi andiamo dritti per fare il 101% delle nostre possibilità, ma nessuno di noi in questo momento sa a cosa potrà corrispondere questo 101%. Però se uno nella vita riesce a dare l'1% in più del suo potenziale mi sembra già tanta roba. E poi accetto l'invito dopo la partita in Roma. Grazie mister. Francesco. Insigne da convinto e con chi se la gioca? Trequartista. Ovviamente no. E vai. Rispondo io o Cristian? Cristian. No, il mister. Secondo te?
Insigne non ha bisogno di convincermi, Insigne è uno dei più grandi talenti che c'è il calcio italiano in questo momento. Ciao, a chi fai la domanda? A Cristian. Cristian, quali sono gli obiettivi del Napoli quest'anno? Gli ha appena detti il mister, di dare il 101%, poi quello che arriverà è tutto di guadagnato. Grazie Cristian. Mister Sarri ancora. Buonasera mister, Gianni da Milano. Sera. Una dura realtà. Non voglio fare il tecnico, uno dei 6 milioni di tecnici napoletani che stanno in giro per il mondo, ma voglio chiederle subito se si è reso conto che grosso guaio, brutto o bello, che si è andato a cacciare. Io penso che i guai nella vita poi alla fine sono altri, questa è una bella storia. Achille, vai. Mister, volevo sapere se aveva avuto risposta dal tweet con il nostro Higuain. Una risposta, scusa, non ho capito. Dal tweet avuto con Higuain. Quale tweet? Lo sa benissimo qual è. Io? Sì. Io Twitter, Facebook, non... L'ha chiamato? Che io abbia fatto un tweet proprio. Se l'ha chiamato e se sa quando verrà. Higuain dovrebbe arrivare il 27, ma questo me l'ha comunicato la società, io non gli twitto a Higuain, abbia pazienza. Ciro da Gragnano. Allora, innanzitutto saluto Cristian, oramai è una bandiera. Faccio i complimenti al mister, l'anno scorso ho visto giocare qualche partita all'Empoli, sembrava un orologio svizzero sia in fase di non possesso che in fase di possesso. La mia domanda è per Jorginho. Tu sei brasiliano ma hai il passaporto italiano. Se arrivasse contemporaneamente una chiamata dalla nazionale brasiliana e da quella italiana, quale sceglieresti? Grazie. Bella domanda. Prima devo meritare la nazionale. E per meritare la nazionale devo fare bene col Napoli, quindi penso prima alla squadra e poi vediamo che succede. Grazie Giorgino. Silver, abbiamo altri 10 minuti. Perfetto, vai. Allora, la mia domanda è molto simile a quella del signore precedente. Tu appena arrivato a Napoli in esclusiva Sky hai detto che per te un obiettivo era anche la nazionale. In questo momento un tuo compagno di reparto, Mirko Valdifiori, ha il posto in nazionale che tu vorresti prendere. Hai ancora questo obiettivo? Non male. Il mio obiettivo è fare bene col Napoli. Credo che la nazionale sia la conseguenza di quello che fai con la tua squadra. Mirko è stato in nazionale per quello che ha fatto con l'Empoli, meritatamente. E quindi chi va in nazionale va perché fa bene quello che fa con la sua squadra. Quindi io ho appena detto e ripeto, io penso al Napoli e penso di fare del mio meglio col Napoli. Credo che la nazionale sia solo una conseguenza. Angelica, per i due calciatori Cristian e Jorge. Vabbè, innanzitutto voglio ringraziare mister Sarri perché è qui con noi, innanzitutto perché da quello che leggo sembra che lei sia una persona che corrisponde a dei valori importanti e questo mi fa un sacco di piacere e mi dà entusiasmo anche nel vedere come allena e come porta avanti la situazione, quindi c'è una grande speranza in tutti quanti noi tifosi. E sicuramente lei ci sembra proprio come persona molto vicina a noi, alla città di Napoli, oltretutto è nato a Napoli, sembra che lei abbia veramente tutte le caratteristiche per essere uno di noi ed è quello che noi ci auguriamo. La domanda? Ah sì, la domanda è due a Cristian e a Jorginho. È una curiosità, innanzitutto io sono molto stufa di sentir parlare male di Benitez. È una cosa che secondo me spero che finisca quanto prima. Comunque, proprio io che dico questo vi faccio una domanda sull'anno scorso, perché è veramente una grande curiosità. Quando il presidente vi ha messo in ritiro, le cose sono andate molto meglio. Nel momento in cui non siete stati più in ritiro, le cose sono cambiate. Me la potete spiegare questa cosa? Grazie. Cristian. Tu che sei uno degli anziani, diciamo.
Beh, in quel periodo sicuramente non andavamo bene. A volte, soprattutto ecco, in Italia, quando le cose magari non vanno bene, c'è la tendenza, no, di andare in ritiro, stare in ritiro perenne, insomma, diciamo. È chiaro, dopo il ritiro abbiamo fatto diversi risultati positivi, eravamo anche consapevoli anche noi. Però il fatto importante era quello della famiglia. Noi in quel periodo facevamo fatica col fatto appunto che eravamo sempre in ritiro, non vedevamo mai la famiglia. E chiedevamo, ecco, quello di staccare, tra virgolette, la spina per appunto andare nella famiglia. Ripeto, può essere stato un caso, oppure no, però in quel caso lì io ero d'accordo con la società di andare in ritiro, perché quando le cose, ecco, vanno male è giusto stare uniti. È chiaro, stare in ritiro non è bello per nessuno, quello poco ma sicuro, però ripeto, se è a fin di bene, queste cose vanno fatte. Giorginio, cosa pensi tu? L'hanno chiesto anche a te, ma tanto sei in grado di rispondere, dai. Sì, no, comunque credo la cosa più difficile, come ha detto Cristian, era stare lontano dalle famiglie. Mio bambino stava per nascere anche, e quindi come per me, ma anche per tutti gli altri, stare tutti quei giorni senza vedere la famiglia, tutte le partite sempre in trasferta, ogni due giorni via, via, via. Motivazione mentale era molto difficile, e quindi credo quello sia pesato molto, però ormai è passato, dobbiamo guardare avanti e non pensarci più a quello. Grazie. Vai, Mena per i due calciatori. Buonasera, scusate per l'emozione. Allora, io non ho mai seguito il calcio se non da piccola, mi sono riavvicinata ritornando a una parola che ha detto il mister, il fatto che ci sono altri guai, proprio perché ho avuto un'esperienza personale bruttissima. Quindi io quando vedo la partita la vedo perché voglio anche sfogare un pochettino la quotidianità, lo stress. Quindi Napoli in particolare, vi capiamo, è un po' una piazza difficile, però non è soltanto una semplice partita per noi tifosi, è qualcosa di più. Siccome l'anno scorso ho visto che fino al 70esimo, indipendentemente dai moduli, da mister Benitez, da chi, psicologicamente noi non tenevamo, abbiamo perso un sacco di partite perché là arrivavamo 0-0 e poi si perdevano. Questo no. Allora, tutte e due, sia a Jordi che a Cristian, che sta pure Cristian da tanti anni, per quest'anno vi volete veramente impegnare, certe volte mettendo da parte anche la famiglia, perché la famiglia può capire, siete personaggi pubblici, calciatori, campioni, e la famiglia può capire, ha l'intelligenza giusta per capirvi. Lo volete fare? Cosa ci promettete per quest'anno? Guarda, io ti dico che questo è l'ottavo anno e in 8 anni non ho mai smesso di sudare la maglia, quello poco ma sicuro. Poi è chiaro, ci sono annate e annate, se parliamo di 3 anni fa quando c'era Mazzarri, siamo arrivati secondi e nessuno diceva niente. Quando le cose cominciano a non andare come nel caso volete voi, allora le cose cominciano a andare, però bisogna sempre dare il giusto peso a tutto, io penso. Ripeto, ci sono annate che vanno bene, annate che vanno meno bene, soprattutto l'anno scorso, lo sapevamo anche noi, non è stata un'annata molto positiva, però ripeto, io non butterei via tutto quello dell'anno scorso, perché ripeto, siamo arrivati in semifinali Coppa Italia, siamo arrivati in semifinali Europa League, siamo arrivati a un passo per andare in Champions, quindi ripeto, è stata un'annata sicuramente molto particolare, molto altalenante, però non butterei via tutto, quello sicuro. Vai, Silver, hai ancora 3 domande. Edoardo. Sì. Io volevo fare una domanda al mister Sarri. Qual è il ruolo che pensa di ritagliare per Marek Hamšík, considerato che oltre ad essere il nostro capitano, e penso di parlare a nome di tutti, un giocatore fondamentale per questa squadra? Ma purtroppo Marek in questi giorni ha avuto un problemino, è stato fermo per qualche giorno, e avevamo iniziato provandolo da interno di centrocampo, da interno e centro-sinistra in un centrocampo a 3, ruolo che il ragazzo mi dice essere il suo prediletto, e quindi mi sembra sia anche giusto di cercare di farlo
contento, se poi il ragazzo nel ruolo che lui predilige rende, siamo più contenti tutti, se no ci sono le alternative dei due trequartisti e lui può essere uno dei trequartisti. Secondo me ce la può fare, a fare benissimo l'interno di centrocampo, e mi sembra che in passato l'abbia fatto anche bene, soprattutto negli anni di Mazzarri. Grazie mister. Mauri, ultime due. Niente, io volevo fare più che altro un appello, visto che io vado sempre in trasferta. Io spero soltanto che quest'anno, soprattutto nelle sconfitte, ci venite a salutare sotto la curva, perché facciamo chilometri, chilometri e chilometri, con neve, pioggia, problemi che non manco immaginate. Noi soffriamo molto, ma soprattutto quando perdiamo 3-0 e 4-0, basta semplicemente che venite sotto la curva, uno di voi, due di voi. Dobbiamo venire tutti. Com'è? Dobbiamo venire tutti. Tutti, certo. È una cosa importantissima, Cristian. Guarda, io parlo con te, c'ho i brividi. E poi un'altra cosa. Se voi avete visto, se giuro, qualche giocatore della Juve, qualche partita della Juve, vedete che quando hanno un fallo contro oppure li colpiscono tutti quanti insieme, pure la panchina scende in campo. Voglio questo da voi, noi vogliamo questo, ci dovete mettere la cattiveria, con mister Sarri di sicuro ci sarà. Forza Napoli, forza, forza, siamo con voi. Allora Silver, siccome questa non era una domanda, ce ne sono altre due. Grazie, grazie. Vai, direttore. Vai. Allora, volevo complimentarmi con mister Sarri, soprattutto per il gioco che ha espresso quest'anno con l'Empoli. E poi vorrei chiedere, visto che ci sono tanti impegni, come attuerà il turnover, soprattutto in quali ruoli? Grazie. Ma guarda, prima di tutto volevo dire che io l'anno scorso ho preso 5 espulsioni, ma se questo signore mi fa così, quest'anno ne prendo 10. Perché, cioè... Poi il turnover, io non credo assolutamente nei turnover programmati che un mese prima... Vediamo settimana per settimana le condizioni dei ragazzi, chi può fare le 3 partite e non le può fare, chi sta meglio e sta peggio. Io penso sia una valutazione da fare sul momento, settimana dopo settimana. Chiudiamo con Gianluca. Vai. Mister, conoscerà sicuramente la rivalità che c'è in città con la Juventus. Crede che quest'anno la squadra abbia le potenzialità giuste per ridurre il gap con i, ahimè, campioni d'Italia? Sì, si sta parlando di una realtà che in questo momento in Italia ha dettato legge, e a proposito di tanti discorsi ho sentito prima, la Juventus è 4 anni e vince, ma io non ho mai sentito parlare di un ritiro della Juventus, e quindi si può vincere anche senza andare in ritiro punitivo. Poi ci sono dei momenti e sicuramente i ritiri fanno bene, ma se sono ritiri e sono capiti da tutti e soprattutto da giocatori, io alle punizioni non ci credo tanto, credo al coinvolgimento delle persone, perché una persona coinvolta ti dà il 101%, una persona punita ti dà il 99%. Bene, grazie. Allora vi ringraziamo, io vi chiedo un applauso e un Forza Napoli per tutti quanti. Grazie. Per Cristian, mister Sarri e Giorginio. E vi aspettiamo al campo già domani. Grazie a tutti, buonasera.